E no, il line-up ancora non l'ho saputo, non l'ho visto, Perché sinceramente. oh, se non arrivano gli americani sono buone probabilità. Allora, guarda, gli americani non credo per il problema delle restrizioni. E c'è il Chicago Pro, quindi molte C'è il andranno a Chicago Chicago. Pro, bravissimo. So che c'è, ad esempio, Jamie Christian Joel, che è The Giant, che lui c'è. Quindi, però lui, sai, ad esempio, non è stato molto apprezzato al Puerto Rico. Più che altro, sai, è bello, a me piace molto, è completo, ma c'ha sto femorale che è proprio inesistente. Distrae molto nel positive side di back, la perde tempo. Assolutamente, perde tanto. Davanti non è male. No, Adesso bello. vediamo. Per essere poi, lui è tipo più di 1,90 m, forse arriva quasi a 2 m, 1,95 m, è veramente il più alto. Ma Sì, cioè, fantastico. per quelle leve che ha lui avrebbe bisogno di quei muscoli proprio per saturare quella Esatto. lunghezza lì. Ed è migliorato, rispetto all'ultima volta che Tanto. l'ho visto, è migliorato tanto. Nel back ovviamente là ci vuole tempo. Oh, vediamo i due italiani. Adesso Sì. sono curioso perché ti dico, Andrea ha migliorato, cioè, Presti è sempre così. Muzzi, secondo me, sai cosa? Presti, sì, può migliorare ancora di più la condizione, ovviamente di masse è quello. Ormai andrà un filino più duro, quindi a maggior ragione sono curioso di vedere le gambe, se sacrificherà qualcosa. E Muzzi è l'incognita, la mina vagante, perché se adesso arriva duro, Andrea adesso sarebbe vediamo. duro. Considera che lo stanno tenendo d'occhio tantissimo anche all'estero, in America, eccetera. È Andrea è sempre là, apprezzato. anche qua UK, rimane impresso perché è quell'atleta che vedi e che dici, questo spacca il Cazzo, culo a tutti. talento. Poi lo vedi sul Talento. palco ed è sempre un po' deludente. E questa è una cosa che ad esempio vedevamo tanto in Remy, in Bigrami, che sul palco era sempre non al 100%. No, non è. Guarda, io Potrebbe andar dico, meglio. guarda, la cosa che ho sentito, adesso che sono andato a Bus no, sono andato a Bussolengo per quanto riguarda, no, scusami, a Pivedicendo per la Fit Italy. Ho parlato con Masucci, che era presente a Puerto Rico, che ha portato la Luana, la Figure Pro, e c'era insieme a Mauro e tutto. Ho detto, oh, ma Andrea come l'hai visto? E mi fa, giù, guarda, Mauro là non c'entra niente. Ha detto, Andrea, il giorno prima la pesatura stava da Dio. Te l'ho visto. Bello, denso, duro. Ha detto, dalle foto e dai video non rende un cazzo perché dal vivo era buono. Il giorno della gara, quando era nel backstage, aveva già perso. Aveva gli occhi spiritati. Aveva paura. Cioè, si vedeva che Un'emozione. aveva paura. E quando è salito, ha detto al pre-judging si è salvato. Alle final era completamente liscio. Quando è salito alle final, ha detto era già, cioè, ma sul palco, cioè, aveva paura nel backstage. Lì, ragazzi, è testa. Là non c'entra il coach. Il coach ti può mettere in posa tutto, però, ragazzi, è dura. Lì purtroppo a quelle gare lì, sai cosa? Lui non è anziano, ecco, non è neanche giovanissimo, quindi io spero che adesso faremo il possibile per cercarlo di mettere a proprio agio. Tipo nel posing, adesso era, come gli avevo detto io, era un test importante quella gara lì, per capire anche me come si comportava. Avendo messo quelle due o tre cose a posto, secondo me adesso il culo glielo paro in tutti i sensi, cioè non sbaglierà nulla, nulla, nulla. Però lì adesso vediamo la condizione come sarà. Però secondo me andrà un pelino ridimensionato, come giusto che sia anche, però deve andare bello duro e soprattutto rotondo, perché lì era nel mezzo. Cioè lui, come ho detto io, non è né un freak né un estetico, lui deve essere secondo me più ridimensionato ma in condizione mostruosa, perché ha quelle rotondità che le deve preservare ma deve arrivare allo stesso tempo duro, non è facile da gestire. Infatti adesso l'ho visto in questi giorni e mi piaceva di molto meglio. Nel posing, altro che psicologo, ti giuro, nel posing sta facendo un lavoro che, ma lui pensa che dal pre-judging alle final ha cambiato del tutto, cioè anche fisicamente già gli abbiamo cambiato sei pose per dirti, adesso rispetto all'altra volta non è rimasto nulla dell'altra volta, perché poi anche io dico sempre, quando sei sul palco la prima volta è un test per il posing coach, Sì. capisce come era, anche tu come appare tutto quanto, e lui per esempio la cosa, il bello lavorare con lui che è molto ricettivo, tu fai lui dice, ecco perché secondo me lui può far bene, continua a non spiegarmi, cioè nel senso a quei livelli, nel momento in cui tu hai la condizione, è difficile che la paura e il cortisolo ti fottano a quel livello, capito? Ma se sei tanto tanto emotivo, Giuse, sì. Se Cazzo sei tanto ragazzi, emotivo, io sì. ma porco Giuda, è un peccato perché lui veramente, infatti ho detto guarda, se mai riuscirò ad andarci, ti piacerebbe andare a me, perché lui vedo che scrive spesso, o giù ma così, colà,
quando gli dico una cosa la fa, vedo che proprio boh, calma Ander è piano, ok. bravissimo, Ander è proprio bravo. È uno di quei ragazzi proprio a testa bassa che va, è tranquillo, è un piacere Sì. Non rompe il parlarci, cazzo. è umile, Sì. cioè è uno spettacolo, è una persona d'oro, guarda, veramente ad No, avercene. ma poi sai, la cosa bella, ti dico, lui è proprio molto ricettivo. Cioè, quando dici una cosa, ah, ok, giù lo faccio, ti manda la foto dopo 2 minuti. Cioè, io dico, cazzo, ma vivi spogliato, cazzo? Ma questo qual è capace che sta alla cassa dell'Eurospin, va nel bagno 2 minuti e si fa la foto e me la manda. Cioè, è capacissimo. Però vedi, anche, ecco perché dico, spero che faccia bene, perché comunque se lo merita. Cioè, secondo me lui, a livello di talento, avrebbe bisogno adesso poi di star fermo e costruire quello che serve sulla schiena, secondo me. Però se porta la massa della schiena, come le braccia e i quad, ragazzi, lì è tanta roba. Solo che lì, sai, non avendo fatto un off-season pesante da anni, perché lui è sempre sotto, lui è sotto in Sì. preparazione, non puoi crescere, soprattutto su un distretto come la schiena, che sappiamo benissimo che è difficilissimo da migliorare. Sì, perché Perché sulla lui, sai. schiena è proprio, non è un discorso in realtà di BF, come dicevamo, è proprio un discorso di là il dettaglio muscolare, cioè quell'atrofia muscolare, quei muscoli in più, quei pezzi che ti Ah, mancano, certo. che vai a Ah, lui sì. mettere là. L'unico modo per avere una schiena molto dettagliata, a meno che non ce l'hai di tuo, ma l'unico modo è quello di un allenamento veramente maniacale nella forma. Cioè andare Sì. proprio a prendere l'angolo di lavoro, sentire bene il ROM dove finisce, la pugnalata nei vari punti, diversi angoli. Quello è un lavoro che va fatto, che ci vogliono diverse off-season. Anche perché facci caso, lui di braccia, di bicipiti è molto forte, il che mi lascia pensare che recluti molto quello per Sì. tirare anche di schiena. Anche perché poi sai, paradossalmente lui il lombare c'era anche buono, perché sai, se ci pensi, i mezzi stacchi e gli stacchi sono l'esercizio più facile per uno grosso e forte a Sì, tirare sì, su. sì, 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 sì. Quindi, però a lui è proprio il centro schiena, quelle rotondità che ha sui quad ci vorrebbero sulla schiena, cioè lì Sì. sarebbe mostruoso. Anche perché adesso ti dico, anticipo già che la front double biceps la farà gambe a terra, gli ho trovato il modo di mettere le gambe, perché avevo visto una foto della premiazione dove la faceva così, piaceva molto, infatti subito rende molto meglio, ma così è grosso come Hakeem Williams, cazzo, cioè quello è bello. Andrea è grosso, Vediamo. Andrea è veramente grosso ed è molto È grosso. estetico, è molto estetico. Ma è bello che lui, quando se ne sbatte i coglioni, che posa per una foto, posa molto meglio di quando lui deve tirare. Quando lui si è messo in preparazione con la coppa così, era gigante, era grosso come i primi due. Io dico, coglione, falla così. Fa, ah, dici? Dico, metti con la gamba così, era grosso, era il doppio. Facciamola così. Cioè lui, poche cose, pochi concetti semplici, però guarda, la cosa più positiva è che non ha spanzato, quello sono contento, Sì. perché aveva quel movimento che lo teneva tranquillo. Ecco, vedi, là, se uno è un emotivo sul palco, il posing ti può parare il culo tanto. Ma a Perché parte lui è. quello, guarda che lo spanciamento è tanto derivante anche da quello, perché quando ti innervosisci, ovviamente Va hai il bene. intestino e il secondo cervello, quindi vai a scaricare tanto a livello gastrointestinale, quindi ti gonfi, inizi ad avere dei problemi. Poi comunque questi sono atleti che la gente non se ne rende conto, sono atleti che mangiano tanto cibo per riempirsi sotto gara. Ma guarda, lui è stato 5 ore a digiuno prima del pregiudging, Ma proprio per tutto evitare. nei giorni, nelle settimane, questi mangiano tanto, cioè comunque un atleta di 120 kg sul palco mangia tanto, quindi Ma comunque le viscere sono quelle, questa è una poi sai cosa. cosa, Ludo? Ma poi sai cosa? La gente si dimentica una cosa, loro pensano, la gente a casa, che far posare un atleta così pesante di quel livello sia facile, non è per niente facile, perché, Zero. come hai detto tu, a livello di digestione, prodotti, le viscere sono fuori. E l'ansia, il pump che ti accede ancora l'ansia, Bravo. ragazzi, se là gli imponevano la mascherina, erano cazzi. Io nel dubbio l'avevo preparato già la mascherina con la mascherina, quindi avremmo avuto il culo parato, ma non è facile, perché poi sai, lo capisci quando dice cazzo, sono teso, la tensione, perché comunque sai, come dici tu, il suo nome lo fanno tutti. In Italia poi siamo perfidi, che si fa comunque questo sempre dualismo, lui presti, Sì. non fa bene a nessuno. Cioè, un prestito lo gestisce meglio, perché non gli frega niente, lui no. E quindi in Italia non ho capito questo. In Italia purtroppo c'è sempre questa maniera di costruire i castelli in aria, fare i verdetti prima delle gare e poi esaltare troppo post-gara. Dovrebbero stare tutti zitti, lasciare gareggiare e basta. Però ti Vero. dico, guarda, più ascolto loro come atleti, i coach che ci sono dietro, e più capisco che da casa sarebbe meglio non parlare, perché ti posso dire che sostenendo di quel retroscena, che uno dice è facile, troppo facile giudicare uno che va sul palco, ha posato male, non era in forma, ma dietro, ragazzi, posso assicurare che la colpa non è del preparatore, non è di nessuno. Cioè, delle volte le gare vanno così perché devono andare, però Sì. ecco,
Bisognerebbe conoscere tutti i retroscena prima di. Infatti, io ti dico, secondo me, gli ultimi anni che sì, mi faccio una mia idea, ma non giudico mai perché so che dietro ci fossero 2000 robe di una forma, l'atleta non è seguito, il coach ha Sì. sbagliato. Cioè, è troppo facile mettere una foto e dire ah, che merda. Cioè, no, no, non hanno capito un cazzo perché veramente. E poi sai cosa? C'è molta poca obiettività in Italia perché ci Sì. sono Quello troppi fan di Tizio, fan di Caio, è, ma. non c'è un ambiente unito, capito? Cioè, non c'è un bodybuilding unito. Questa è una Sì, cosa. Peccato. ma poi sai l'unica cosa, cioè, l'unica cosa certa è che sul palco bisogna andare impeccabili e il più forte possibile, ma questo parlo anche di feedback da parte dei giudici, ma sai quante volte l'ho visto in queste 2 o 3 gare tra Pro League e FIT Italia, ci metto in mezzo tutti, non c'è coerenza, cioè anche lì quando chiedi ai giudici sembra che a volte non vedano neanche le gare, cioè io ho chiesto a dei capi giuria, no, a dei capi giuria, a dei giudici un feedback su un atleta e no, ma sei giù, ero fuori a fumare. Ma che cazzo stai a dire? Cioè, capisci? Quindi anche lì io ho sentito dei feedback totalmente fuori contesto, cioè che non esistono. E quindi alla fine viene da dire: allora a chi dobbiamo dare retta? Ai giudici, alle federazioni? Cioè, uno deve andare forte. Cioè, è una gara il più condizionato, il più coerente con il proprio fisico, senza rimpianti. Poi Sì. vada come vada, perché. Io ti giuro, in FIT Italy ho visto delle ragazze e dei ragazzi far primi classificati nella sezione beginner contro 5 avversari e nella sezione di categoria d'altezza essere messi fuori dai 6 contro gli stessi 5 avversari che avevano battuto una categoria prima. A parità di giudici, c'è cioè un giudice che mi ha messo primo, adesso mi mette sesto contro gli avversari che ho battuto prima. Allora tu mi devi spiegare Non ha adesso senso. questo giudice che cazzo lo paghiamo a fare. Cioè, però vedi, anche lì. Poi sai, i ragazzi chiedono i feedback a me, che sono obiettivo, e ai loro coach. Cosa gli dici ai ragazzi? Che ti ha messo dietro perché non sapevano chi cazzo mettere davanti? Sì. Cioè, ti giuro, la spiegazione è quella. Mi dispiace perché proprio ieri parlavo con 3 ragazzi che volevano mollare sto sport perché non si sono piazzati bene. Però vedi, anche lì c'è questa moda, questa malattia, tra virgolette, dei ragazzi di associare il piazzamento della gara al loro valore come atleti non è vero un cazzo, No, cioè, non è... zero. ma ti giuro, ma se i ragazzi vogliono mollare e ho fatto quarto, faccio cagare, ma non vuol dire che sei quarto nella vita, cazzo, Sì. non sei quarto come atleta, può darsi che meritavi primo, eri palesemente superiore, ti ha messo quarto per dare la possibilità di fare iscrizioni, se perché se mettevano te come primo, la gente spaventata al livello non sarebbe iscritta alla gara successiva, Sì, ci sono un cioè, sacco di sono delle. logiche dietro, la gente questo non lo capisce, magari anche No. semplicemente non stavi, non avevi quei parametri che quella giuria nello specifico voleva, sei Sì. acerbo, cambi una cazzata in allenamento, esplodi, cioè ci sono tantissime cose però, Bravo. Ma infatti Ludo, vedi, assolutamente. questo è un altro motivo per cui dopo l'ultima gara che ho fatto in FIT Italy, selezionerò attentamente dove andare e se vado sarà proprio per lavoro, ma Certo. perché andare lì e spronare i ragazzi, dare tutto se stesso, urlare, sgolarsi e poi i giudici non ne capiscono nulla di bodybuilding. Sinceramente, investire energie mentali o uno mi paga e tanto per andarmi a fare del male fisicamente, altrimenti non ci vado. Perché io sono il primo a aver sempre creduto nei ragazzi, però quando di contro c'è una giuria che non si sa cosa vuole, tu puoi anche credere un ragazzo, puoi anche essere impeccabile sul palco e te lo mettono ultimo, tu ti fai venire lì l'ansia per cosa? Piuttosto stai a casa, tanto sai che questo qui sul palco sarà forte, là sarà la giuria a decidere cosa farne, ma andare alle gare, ragazzi, è una brutta faccenda. È No, proprio assolutamente. è pesante. Pesante. Ecco perché dico: andrò semplicemente, farò, preferisco stare a casa, fare i check da casa al fresco. Tanto se la sera prima sono forti, sono forti sul palco. Tanto se li vogliono mettere dietro, li mettono dietro o posing o non posing. C'è poco da fare perché ho visto veramente. C'è tanta merda nelle gare, cioè da casa è facile dire, ma sai, non meritava questo, ragazzi, non avete capito un cazzo. Io ti giuro, ma sai quanti assoluti ho visto quest'anno che io sapevo già che avrebbe vinto? Ma proprio, cioè, ma dalla line-up, quando li ho visti fuori, le bikini, io già sapevo che quella avrebbe vinto l'assoluto, ti giuro, sono andato là, ho parlato con tutti i coach, erano 10 bikini, ho parlato con tutti i coach delle altre 9, ho detto, ragazzi, sappiate che vincerà quella lì, ed era la peggiore. Tutti quando hanno sentito, no, giù, ma che cazzo dici? Fa cagare. Ragazzi, sappiate che vince quella ha vinto. Perché? Perché lo so io. Però ecco, diciamo che Ha ha ha.
sinceramente io andare lì a urlare alle altre nove povere criste di Certo. impegnarsi quando sarebbe stato già deciso il cioè, anche lì che sai, capisci che dici ok, io ho fatto il mio, sono bellissime tutte e nove, ma sono spacciate. Il problema è che i ragazzi o ci gareggi là, ecco quando dico, vedi, quando uno è disposto a accettare sta cosa, capisci di per suo sport. Però queste cose ci sono, ecco perché veramente ti giuro, ecco perché quando sento da casa molti fare i fenomeni, ah no, io di bodybuilding, ragazzi, no, ma no, cioè nel senso venite alle gare e capite che non ha nulla a che fare con l'oggettività, cioè Certo. nulla. Devi andare lì sapendo che devi tirare fuori dei soldi e sapendo che ti possono inculare, ma tu devi essere forte. Questo è il bodybuilding odierno, cioè non ha nulla a che vedere con la forza dell'atleta, cioè Certo. è nulla a che vedere con i feedback dei giudici. Infatti, io dico, ragazzi, chiedete feedback, ma considerateli fino a un certo punto, considerateli con obiettività, circondatevi di gente che ne sappia tanto di bodybuilding, di gente ipercritica. Perché se un giudice ti dice una merdata, io preferisco il parere di uno che ne sa molto di più ed è molto critico. Sì. Infatti, io ho chiesto ai coach, siate spietati, non spietati, ma obiettivi, cioè della serie, cazzo, ti mancavano le gambe, è inutile dire. No, hanno rubato. Bisogna comunque essere obiettivi e migliorare il proprio fisico. Ecco perché io dico sempre posing. Non è una questione di regolamenti, anche perché detto fra noi è tutto Instagram. Cioè, i regolamenti ci sono, ma nelle ultime gare in tutte le federazioni d'Italia se ne sono sbattuti i coglioni. Ma questo vale per la tenuta di stage, per le pose obbligatorie, per i costumi obbligatori, per i colori. Io ho visto dei malli Panatta girare e vincere quest'anno, eh. Io ho sentito pippettare dei malli nel backstage, i giudici passare e far finta di niente. Allora scusa, ma cosa cazzo diciamo? Cioè, capito? Quindi anche là mi viene da dire, ragazzi, sappiate che andate e non si sa come va a finire. Cioè, è una ruota che gira, eh. Però, attualmente, io spero che sia l'influsso negativo del Covid quest'anno. Spero Vediamo, che a settembre. adesso dovrai stare appresso a me per un Ma pochetto. tu almeno sei una persona normale, No, ma razionale. adesso vediamo come gira l'aria qua in UK, perché ti ho detto, io mi faccio sostanzialmente tutte gare UK, ho soltanto le due ballerine che poi ci valutiamo assieme, che sono a Lituania, se vai tu. Perché se no, sinceramente, non mi va di farmi tutto il viaggio. Però se vai tu, cazzo, dai, ci Io divertiamo. veramente E sarò poi ci inseguito. sarebbe il 21 novembre la Danimarca. Quella se tengo botta, se me la sento, se non ci sono problemi di Dipende restrizione, come vanno così le prime. Secondo me le prime saranno eh. un test importante. Quelle. Sì. Ma poi è comunque un bel paese dove gareggiare, ma anche come coerenza, a parte che i giudici sono sempre quelli. Quindi Sì. se tu tra virgolette, ti fai conoscere lì e migliori secondo i loro feedback, ecco, sono abbastanza coerenti. Poi le gare non sono tutto sto gigante, cioè non sono gare gigantesche così, sono gare comunque tranquille Sì, come sì, sì, sì. contesto, Sì, come tutto. Cioè, per chi esordisce con la federazione là, ci può stare. Poi sì, sì, vedremo. sì. Esatto, Allora, ma con te, bene o male, già so. Adesso sarà domani mattina, sarà interessante vedere. esatto. No, perché sappi che io ti chiederò il primo giro di pose obbligatorio per vedere come tu posi. Ah, beh, Quindi, certo. no, Vai, vai. ragazzi, sarà da ridere. Ma comunque, ma il tema di oggi qual era, Kika? Ah Dei sì, allora guarda, sì, bodybuilder. dovevamo farlo, però non essendoci il Marco, scusami, non mi veniva il nome, ho fatto il Q&A, quindi ho chiesto un po' ai ragazzi di farci qualche domanda nel frattempo. Ne sono uscite alcune divertenti. Questa te la faccio a te. La skincare nel bodybuilding è utile? Quindi tutti i trattamenti della pelle, eccetera. Ovviamente a fini Allora, mallo, tan, scusa, eccetera, sì. eccetera. Allora, ti dico, io di solito, allora, come tutti, penso che ci do sempre poca importanza durante l'anno. Di solito mi impegno a 3 mesi dalla gara a trattarla, quindi sempre tenerla idratata, scrubbata, tutto quanto. Ovviamente più si va verso la gara, più tenerla idratata e pulita è una cosa importante. Depilata, così, cioè, molto importante. Ovviamente questo nelle categorie estetiche è fondamentale. Bikini Men Physique valutano la qualità della pelle, quindi veramente la pelle pulita. Ma pensa a te, nelle categorie over, quindi questo sia nelle categorie estetiche, Bikini Men Physique over, la qualità della pelle, la tenuta della pelle, elastica, non deve cadere giù, è valutabile. Certo. Infatti, nelle over 35, quando vedi quelle belle donne che hanno la pelle giovane, turgida,
vanno avanti rispetto a quelle che hanno la pelle che cade giù, perché appunto lì veramente è una categoria, ragazzi, estetica, cioè la pelle deve stare su. Io infatti ho sempre detto, quando la pelle va giù si appende il costume a chiodo, lì è finita. Però ecco, in ottica di colore, sicuramente scrabbarla, tenerla idratata, prodotti, è fondamentale, soprattutto per noi uomini, perché noi uomini siamo dei coglioni, cioè la donna è tenuta Lo per fa, natura. Esatto, sì. noi veramente starci dietro è come un po' lo stretching, è come tutto, gli addominali, cioè sì, è sempre quella cosa che si tende, poi figurati, io già che mi faccio la barba, già che me lo ricordo ormai. Io ho trovato dietro casa mia il barbiere turco, perché mo ti spiego, io quando sono venuto qua in UK, no, qua vanno tantissimo, allora, quando sono venuto qua in UK, praticamente mi hanno sempre detto che non mi potevano fare la barba, perché dovevo stare con la mascherina, no? Quindi io in Certo. realtà da quando sono in UK non mi sono mai fatto la barba, se non a casa da solo in maniera tragica. Però l'altro sabato, infatti adesso devo tornare proprio venerdì, domani, l'altro sabato sono andato dal turco dietro casa che invece me l'ha fatta la barba. Perché ho chiesto a Jay, gli ho detto ma guarda non mi fanno la barba, e Jay mi ha detto no guarda che te la possono fare, cioè vai tranquillo. Allora ho detto è stronzo il barbiere dove andavo. Quindi sono andato a questo dietro casa, oh ma sono spettacolari! Cioè, bravissimo, mi ha sistemato tutto, mi ha fatto pure. A un certo punto mi ha chiesto non so cosa. Ha preso un bastoncino con la fiamma sopra e mi ha fatto tutto sulle orecchie per togliere i peli delle orecchie, perché non puoi col rasoio, quindi gli dà fuoco, no? Ha fatto tutto, 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 bravissimo, fantastico. Da provare, cazzo, però vedi sono tutte quelle cose che alla fine l'uomo fondamentalmente ce l'ha poco importante, però più andiamo sotto gara più bisogna stare attenti a queste cose, quello sicuramente. Io dico, sulla mia pelle l'ho visto, perché io di solito faccio così, avendo una pelle veramente del cavolo, io su di me uso spesso il mallo, ovviamente con parsimonia, e prima faccio degli spray abbronzanti dei centri estetici, e ho visto obiettivamente che quell'anno in cui l'ho trattata bene la pelle era venuta un colore mostruoso, ma mi Spray ricordo. però fai. Sì, io penso, ma sai cosa? Allora, l'overnight, se tu pensi che il Protan, l'overnight competition color, equivale alla base, ok? Alla fine sappiate da casa che o mettete l'overnight o fate 1/2 spray abbronzanti in qualsiasi centro estetico, la stessa cosa. Perché poi lì sopra ci puoi mettere qualsiasi cosa. Io infatti non metto mai il mallo che sono bianco. Mi faccio 1/2 spray abbronzanti, ovviamente. Provatene diversi se avete diversi centri estetici. Ho trovato la mia lozione e poi lì io vado già in gara che sono comunque molto scuro e poi lì mi basta un velo di mallo oppure ovviamente dove è previsto il Protan e lì si è a posto. Però di fondo non dovete mai andare bianchi, bianchi, bianchi. No, infatti. Io per esempio ho un centro estetico qui, penso in tutta Italia, che come lozione ha la Dezzo, si chiama, che è fantastica. Cioè tu della Dezzo, questa marca qui, ti fai 1, massimo 2 spray abbronzanti un giorno dopo l'altro. Sì, ma sei nero, ma non marrone come il Protan. Sei proprio nocciola, sei proprio Bello. abbronzato. E lì ci metti poi su o la mousse, quindi il bodybuilding bronze, la Protan o il Jantana. Però un conto è mettere il Jantana o il Protan sulla pelle bianca, un conto è metterlo sulla pelle già scura, ne basta meno. Hai comunque un fondo che è già molto scuro e quindi diventi veramente pauroso. Faccio una domanda, se gareggio un weekend e gareggio anche il weekend dopo, come mi comporto? Ci ripasso sempre la base oppure vado direttamente con... No, allora dipende, perché io ti dico, di sicuro procedi con diversi scrub dopo il primo weekend. Dipende come arriva. Io di solito un fondo lo do sempre, perché comunque se restano le impurità e succhi la mousse, quindi il colore base, rimane un po' pigmentato. Io consiglio comunque di scrubare pesantemente tutta la settimana, poi ridare il fondo assolutamente, quello sicuro. Poi, cioè, dipende molto soggettiva come cosa. Io di solito quando gareggio così vicino scrabbo e rido il fondo, perché il fondo rende omogeneo un po' tutto il colore. Cioè comunque devi sempre comunque mettere il fondo fondamentalmente. Poi noi che siamo molto bianchi, figurati. Di solito cambia se gareggi sabato e anche la domenica. Lì il fondo non c'è bisogno, però non ti fai neanche lo scrub, ti fai una doccia, tipo gareggi sabato. Ti fai una bella doccia, possibilmente solo con l'acqua, per eliminare proprio il sudore e tutto quanto, un po' di colore va via. Il giorno dopo ridai solo una mano di colore senza fondo, perché lì comunque di fondo già ti abbronzi. Infatti, io di solito il giorno dopo sono sempre migliore di colore, perché comunque sudando, anzi, addirittura dopo la gara, quando fai la doccia, comunque resti già marroncino, leggermente Sì, marroncino, comunque là. lì c'è solo un'altra mano. Ma ti dico, ultimamente sono nati alcuni colori nuovi.
C'era Bologna, per esempio, la Daniela Camboni e Cristian Guastella che hanno fatto una nuova miscela, che tu sei bianco, praticamente ti spruzzano e con un guanto lo dai tipo crema, asciughi 2 minuti, è fantastico, adesso la proverò. Però ecco, mi sto organizzando anche perché quando gareggerò avendo una pelle del cavolo, voglio andare già Adesso ti premunito. farò da beta test perché io sto come te con la Ah, pelle. ma Ti te sei farò da. qua per una molto particolare, soprattutto il discorso della depilazione, perché a te secondo me Ah, la un casino. depilazione è quello Guarda, che si può la cosa fare. che ne stavo parlando con Giorgia, la cosa che proveremo a fare è fare rasoio elettrico e dopo 2 o 3 settimane ceretta. Perché ti dico che con la ceretta comunque tu c'hai la pelle proprio senza niente. Il rasoio elettrico, un filo ti rimane, lo senti e quando ci metti poi sopra il colore, eccetera, ti rischia che ti esce male. Però Ma sai cosa? io la ceretta così normale, non la to tollero, quindi spero che facendomi il rasoio prima, anzi qualcuno nei commenti scriva Ma sotto guarda, se è così. Spero che faccia meno male, perché dovrei avere peli più no, piccoli, non lo so. adesso ti faccio ridere. Allora, io mi ricordo allora, il primo anno che feci la ceretta, andai con i peli lunghi, fa più male, ma il pelo viene via meglio. Il secondo anno, quindi 2 anni fa, l'ultima gara che feci la cazzata di accorciarmeli. La settimana prima della ceretta andai lì, si incazzò a bestia, mi disse coglione, perché puntualmente quando strappi il pelo più Certo. corto ti resta e lì sono cazzi. Piuttosto, ecco, vai con il pelo lungo perché il pelo lungo lo strappo viene via No, tutto, infatti non pensavo 3 settimane. settimane perché ho fatto vedere a Giorgia, no? E lei, non so, Però c'ho quello come parametro di riferimento. Cioè, tre ma dopo 3 settimane settimane io ho già una buona ricrescita. Sì. ok, ecco, ma non deve essere molto corto No, perché non sennò è troppo rischi di corto. soffrire un po' meno perché il pelo è meno lungo, però ci vogliono 3 strappi e poi sono cazzi, non so se conviene, ecco, quindi guarda, io ti dico, io la ceretta l'amo perché ti scrubba anche, quindi se tu fai la ceretta non fai lo scrub, se te la fai totale, quindi quello è importante. Il problema della, io ti dico, quando faccio la ceretta vengo liscio come un bambino, però mi snerva a livello, cioè psicofisico io sono morto, cioè a me dura tipo 2 ore la ceretta, io vado a casa che devo solo morire, cioè una Sì, cosa sì, sì, sì. assurda. L'ultimo anno andai bello in gara, feci la prima gara il 1º maggio e lì mi feci la ceretta. La seconda gara la feci il 1º giugno, dopo un mese, e lì ovviamente sfruttai la scia della prima ceretta del mese prima. Mi ripassai solo il rasoio, quindi me l'accorciai e fui ancora meglio. Ma perché vidi che lo stress proprio Sì, psicofisico della ceretta che sembra una era molto cazzata. meno. Sì. Ma oh, io, perché io di solito la faccio a 5 giorni, una settimana prima della gara la ceretta. E l'ultima settimana, ragazzi, fa una ceretta, t'ammazza. Proprio a livello di, poi a me i follicoli, io infatti uso i gel in beta, la pomata cortisonica, cioè i primi 3 giorni, ragazzi, sono viola ovunque. Sì. Poi quando si decongestiona, ok, però ecco, è sempre particolare. C'è da dire che la prima gara, se la devi fare, la ceretta ti ripulisce tutto, ma da lì in poi io ti consiglio solo di accorciare. Ho provato anche col rasoio, la lametta, ma lasciamo stare perché l'unica volta che ci ho provato mi tagliai sulla tibia, iniziò a uscire tanto di quel sangue che non hai idea, mi cagai addosso. Io la schiena, No, ormai tragico. più, guarda. Io piuttosto, guarda, sto cercando vari modelli di rasoio elettrico, tra cui Philips, il Bodycon. Manscape, si chiama Esatto. Manscape, è fatto apposta, sta andando un sacco in America, io me lo sono preso, è comodo. E È poi io no, non buono? sono un intenditore, mi trovo molto bene. Io tipo avevo il body chrome, quello nero e arancione, adesso prenderò anche io quello lì, proverò un attimo. E un altro buono è il One Blade, che praticamente serve per tagliare la barba, ma è molto molto preciso. Aspetta un attimo, aspetta che c'ho. Io intanto leggo le domande. Sembra una cazzata, ragazzi, però ecco, il Philips One Blade, questo qui, facciamo pubblicità alla Philips. Che, allora, io lo uso per la barba, One Blade, cioè fai una passata ed è fatto. Io lo uso anche per il corpo, è fantastico. Cioè, c'è una precisione, è piccolino, tu ci passi, non è come quelli del corpo che ci ripassa spesso. Tu ci fai una passata, va via tutto. Quindi, nel caso, questo qua anche per il corpo è Top. fantastico. Un addio. Ascolta Giuse, abbiamo parlato più o meno di pelle cadente, parzialmente collegato, ex obeso, quanto ci vuole per avere una buona zona addominale, quindi grasso ostinato, pelle, Guarda. eccetera? Allora, ragazzi, io vabbè, essendoci stato, dipende ovviamente dal grado di obesità, questo c'è da dirlo. Io per fortuna non ero gravemente obeso, più che altro diciamo che il discorso dell'addome è un problema che ti porti avanti a livello metabolico, cioè
partire dal presupposto che non siamo, chi ha sofferto di quei problemi lì non siamo fatti per avere le addominali in vista. Quindi io personalmente li ho sempre visibili un po', però veramente io devo scendere al di sotto di un tot peso per averceli marcati. Questo rassegnatevi, cioè quelli che dicono, secondo me, io voglio vivere con gli addominali, scordatelo, cioè devi vivere tirato, vuol dire vivere in condizione da gara per un ex obeso, tenerli sempre in gara. Io infatti poi, sai, è un percorso secondo me molto mentale, cioè là bisogna capire che devi arrivare a quella tranquillità di testa di dire ok, arriverai a un'esperienza di allenamento e gestione del tuo corpo in modo tale da gestire mentalmente una buona forma fisica che però non sia squarciata. Perché secondo me chi ha sofferto problemi di sovrappeso, obesità, tutto, a meno che non è al di sotto di un certo peso o grasso corporeo, non è fatto proprio geneticamente per averseli. Io Infatti, ti un'altra giuro. cosa che hanno chiesto è, aspetta che te la leggo, te ne freghi al 100% di vederti sporco in bulk o almeno un po' ti interessa? No, io allora, essendo obeso, ho ancora per i complessi di spogliarmi in spiaggia, questo lo dico apertamente. Cioè, io non sono esibizionista, non mi piace esserlo, anche se la spiaggia è deserta, io mi faccio problemi a spogliarmi, per dirti. E io poi vabbè, amo posare. Diciamo che poi, sai, dipende molto dall'esperienza. Io ho capito che al di sopra di un tot peso, che nel mio caso sono i 73,5 kg, se pensa a te, è molto preciso, io faccio cagare al cazzo. E quindi diciamo che a me mi piace avere anche in bulk una certa linea del corpo, cioè se sto in posa si devono vedere le forme, devo essere comunque discreto, non tirato, non tirato, però considera che io vado in gara a 64-65 kg, tirato tirato, e vado in off season massimo a 74-75, quindi mi sposto in 10 quei chili. 8 kg, però sai, sono ciccio ma non grasso, ecco, non grasso, quello assolutamente. Però Certo. vedi, lì dipende, è proprio la testa secondo me. A me personalmente, poi sai, dipende anche dallo stile di vita. Io non sono uno che ama fare molta vita mondana, mettermi le maglie aderenti, cioè non sono un esibizionista. Ovvio che se uno inizia a fare questo sport per esibizionismo e deve farsi vedere, è ovvio che se uno deve portare una maglia aderente, ragazzi, i bulk pesanti li soffre. Dipende molto da perché lo fai e soprattutto se uno parte da un complesso fisico, ci vuole più tempo per trovare pace nel proprio corpo. Questa è una cosa Sì. importante. Io guarda, io perché sono molto molto allenamento centrico, nel senso che a me quella è la cosa che mi manda più avanti in assoluto, che mi piace di più. Quindi io non è che, cioè, poi l'ho postate molto, cioè abbastanza di frequente le foto in off season anche piene, alle BF più alte, eccetera. Non sono grassoccio, ma non a Sì, livelli sovrafisiologici, però sarò comunque quel si vede. 14-15% di BF. E va Certo. bene così, ma anche se fossi Sì. più alto, non, sinceramente non me ne Certo. fregherebbe più di tanto. Io finché mi alleno bene e so che è funzionale a quel che faccio, eccetera, vado. Ma poi sai cosa, Ludo? Molti ragazzi secondo me non capiscono che ci sono delle fasi della preparazione, come può essere un off-season, ma anche dei periodi di stallo funzionali che servono, cioè. Ma io, guarda, stavo sentendo molte mie amiche in questi periodi, queste ragazze sono in para, continuano a ripetere, e non mi vedo in forma, e dico, ragazzi, c'è la forma da off-season, la forma da Esatto. pre-contest, la forma da detox, cioè, è ovvio che la forma da off-season, cioè, loro usano il concetto di non mi vedo in forma per il tiraggio, ma devono capire che la forma da off-season non richiede il tiraggio, è una fase Bravo. funzionale, quello che verrà dopo. Così come Esatto. una fase di recovery, è ovvio che non si vede grosso o altro, ci mancherebbe una fase di recovery. Però vedi, è una cosa che è l'esperienza che ti porta a fare quella La cosa. cosa che bisogna è perché è proprio l'esperienza, nel senso che quando vedi quanto cambia il tuo corpo in preparazione, in contest prep, eccetera, ti rendi conto veramente di tante cose. Cioè, in bulk ti vedi grasso e ti vedi piccolo comunque, perché non hai quel dettaglio Certo. muscolare, non hai quelle stondature che poi riacquisti in fase di cut, di prep, eccetera. Però realmente, dopo che hai fatto una o due cut o preparazioni, ti rendi conto, quindi in off season stai tranquillo, anzi, per me è quasi divertente, nel senso che vedo i carichi che aumentano, la performance che aumenta, però è tutto coperto, no? Quindi sto là a dire, adesso quando attacco la preparazione, quando inizio, quando scendo, eccetera, cazzo, vediamo un po' che cosa emerge, cioè, no? Ma poi sai cosa, Cambio vedi? la metamorfosi, non so, è divertente. Ma poi sai cosa, vedi? Dipende molto poi anche uno come organizza la propria programmazione, cioè è ovvio che se uno
fa off-season d'estate, poi capisco anche un po' il disagio. Io, per esempio, in estate, a me no, Gabri me la gestisce così. Io giugno, se non parlo, se non gareggio, tipo quest'anno, cioè io ho iniziato ieri a tirarmi, cioè 4 giorni fa con il carb cycle, siamo a luglio, e quindi capisci che anche se sono andato al mare non è che mi sono ammazzato, comunque ho mantenuto una forma discreta l'off season, che comunque rispetto a una persona normale è già al di sopra della media. Poi sai, ti confesso una cosa, cioè io con la vecchiaia sono diventato più menefreghista, cioè con il discorso dell'obesità, cioè ho sempre vissuto guardando quello che gli altri pensavano di me, ok? Poi soprattutto in Puglia, sai, giù da noi è diverso, giù ti squadrano la testa e i piedi senza pietà, se sei vestito con la tuta sei un coglione, sei capito? Quindi io con la vecchiaia, allora, fin quando gareggiavo assiduamente ogni anno, io non ho mai smesso dal 2007 di gareggiare, ora sono 2 anni che sto fermo, però ti dico, gli ultimi 2 anni ho cambiato un po' l'approccio, cioè la sto vivendo più da professionista del fitness, cioè nel senso, Bravo. prima ero Giuseppe Zanotti, quello che gareggiava, atleta natural che gareggiava, ovviamente lavoravo, ma passatemi il termine, non ero ancora abituato al discorso di essere un professionista del fitness, non ci credo neanche adesso, però la vivevo più da atleta perché gareggiavo spesso. Questi 2 anni che sono fermo, non me ne frega un cazzo se vado cioè se vado io alle gare, e anche se non ho la maglietta scollata, non è che mi preoccupo di dire cazzo cosa diranno di me, perché io sono Giuseppe Zanotti, quello che fa posing, non sono Giuseppe Zanotti l'atleta, capito? Ecco Certo. perché c'è stata un'evoluzione, cioè adesso può darsi che la gente mi ha visto, non so, a Bologna, ha detto cazzo giù, ma te in polo stai bene, cazzo? E io dico, ah ok, cioè non me ne frega un cazzo. 2 anni fa, essendo Zanotti Giuseppe l'atleta, può darsi che camminavo col tricipite di contratto, capisci? Non me ne frega un cazzo. E quindi paradossalmente ti godi anche meglio il tuo fisico. Tipo ieri stamattina mi sono arrivato per noi la Gaspe. La Gaspe è calda larghissima. Adesso una M mi va aderente sulle gambe. E quindi dico: cazzo, sono cresciuto un pochetto. Però vedi, secondo me dipende molto. Ovvio che i ragazzi giovani che approcciano questo sport lo fanno per la ragazzina, per farsi vedere dei Certo. tipi. E quindi vedi, uno sport per farsi mostrare. Ma è bello che, sai cosa? Io non l'ho mai fatto per farmi vedere, cioè l'ho fatto perché mi piaceva gareggiare su sport. Quindi a me, come penso per te, star coperti tutto l'anno non cambia un cazzo. No, Quindi non lo faccio io sono per esibizionismo zero, cioè nel senso sul sì. palco, per carità, in preparazione per far vedere i progressi, eccetera, però io, vabbè, basta vedere il mio Instagram, insomma, è molto allenamento centrico. Anche quando mi alleno è molto poco, ok, anche quando mi alleno c'è molto poco il discorso del stare sbracato in canotta, anzi io tendo a stare Non mi abbastanza vedrai mai in canotta. coperto. Quindi, no, però, sai, sì, ti ripeto, secondo me le persone devono capire che non si può stare sempre tirati e No, che la quello fase no. di off-season è un qualcosa di assolutamente funzionale e che devi Fondamentale. mangiare quanto ti serve di mangiare. Devi Sì. fare l'atleta, quindi no, Sì. non, cioè qualsiasi pensiero tu abbia sul tuo corpo in off-season che non sia quello di crescere, di prendere massa, eccetera. E questa è una cosa che io ho rivisto e rimparato, se vogliamo, molto qua in UK, dove è molto abbracciato anche per le ragazze, soprattutto perché è un po' la cosa più delicata, no? E Giuse, qua, cioè, in off season, non ti dico che svaccano, però cazzo mangiano, cioè le ragazze stanno sulle 3.500-4.000 calorie facili. Credo, sono E belle da vedere, quella cosa, perché la donna piena è bella, la donna atletica forte, a me piace molto, guarda, io cioè ti dico, se tu le vedi, sarebbero delle ragazze che in Italia sarebbero bullizzate, ci sarebbe un sacco di body shaming, le massacrerebbero perché la BF è alta, ok? Non è sovrafisiologica di nuovo, però è alta. E loro vanno scoperte, non gliene può fregare di meno, stanno completamente scoperte. E però questo vale tirano. anche per gli uomini, cioè gli uomini la BF sale veramente, veramente tanto. Però giù, questi quando entrano in Tirano. preparazione Fa escono paura un po'. uno spettacolo. E allora là ti Quello. chiedi, ma ecco, ci sarà un senso, cioè nel senso, io vedo sti Lo atleti che fanno. fanno sempre, stanno sempre lì in preparazione, poco sopra come stanno in preparazione, il bulk pensano a farlo leggero, eccetera, e li vedi che sono sempre uguali. Questi io giù iniziano, svaccano, diventano immensi, grassi, eccetera, si tirano, rispetto all'anno scorso sono altre Quello. persone, completamente Ma infatti la differenti. fase off-season conta molto di più del resto, quello è il discorso. Ma sai cosa, Dani? L'altra cosa assurda, che forse, vabbè, vi capiterà di sicuro molto più a voi come coach. Io sto vedendo molti ragazzi, sia per il coaching che per il posing, che molti vanno in para se la forma
non è sempre uguale ogni giorno, ragazzi. Allora, se No. io sento delle ragazze che si pesano ogni giorno, che si guardano ogni giorno, se la pelle non è sottile oggi, oh Madonna, faccio cagare. Ragazzi, la vita è fatta di eventi. Allora, a meno che non vivete in una campana di vetro, è impossibile avere la stessa consistenza corporea ogni giorno, ogni ora. Cioè, se già uno lavora, se io oggi mi stresso 12 ore anziché 8, già cambia tutto. Se dormi 2 ore in meno, cambia tutto. Se litighi con Sì. uno, cambia tutto. Se ti alleni di merda o ti viene una febbre, cambia. Cioè, non puoi, uno non può essere in progress ogni ora. Cioè, ma soprattutto, mi viene da dire a questi ragazzi, che a me dispiace, sono molto giovani, ma pensate ad altro. Cosa cazzo vi guardate allo specchio? Cioè, non vi godete il percorso? Cioè, ma anche lì, com'è possibile crescere? Se tu devi guardarti che c'è la vena sul sopracciglio ogni giorno, cazzo. Se devi Sì, migliorare la sì, sì, sì. massa, cosa cazzo ti guardi se c'hai gli addominali? La Cioè. gente sottovaluta anche quanto è importante prendere peso, mangiare tanto, cioè quanto serve mangiare per prendere tanto volume muscolare. Questa è una cosa Ma che lui viene domanda anche lui. sottovalutata. Ma poi sai cosa? Io ho visto che l'importante è la serenità di testa. Sì? Ma io lo dico sempre, io mi ricordo, guarda, mi ricordo 2 anni fa. Che feci l'ultima gara, dovevo rientrare nel peso. Mi ricordo, dovevamo scendere sotto i 65 kg per rientrare nel peso. Io ti giuro, stavo diventando matto perché il peso non solo si era stagnato, saliva. E io dicevo, porco giù, oh, mi pesavo ogni giorno e più mi pesavo, più aumentava il peso, di stress, cortisolo. Oh, 2 giorni non mi sono pesato, il peso è andato a 63,9. Vedi? Sotto la testa, cioè, non è. Più ti guardi, più così, ma poi vedi, ecco, bodybuilding vuol dire stile di vita. Non puoi vivere ossessionato dal peso, dalla vena e dall'addome tirato e dalla pelle sottile, perché innanzitutto in primo è un hobby, cioè allenamento, dieta, lo fai se ti viene naturale farlo, se ti piace, ma non ci pagano per farlo, almeno non noi. Il problema qual è? Che se vivi in funzione di quello, ti butti da un ponte. Cioè, ragazzi, stiamo scherzando. Cioè, neanche i pro vivono solo di quello. Quindi, sì, guarda, ti dico, io le migliori condizioni della mia vita le ho avuto quando mi sono sbattuto i coglioni. La dieta la fai perché la devi fare, Certo. l'allenamento lo fai perché ti piace e il corpo va da sé. È ovvio che io mi ricordo, guarda, le mie gare più importanti le feci quando stavo studiando all'università. Mi ricordo quando mi sono laureato tutte e 2 le volte, sia la specialistica che la triennale in economia. Io settimana prima feci la gara, la settimana dopo feci gli italiani, con la laurea di mezzo. E lì cosa faccio? Impazzisci. Semplicemente pensavo allo studio e l'allenamento e la dieta è la cosa che tu fai. Ecco, l'unico consiglio che posso dare è l'allenamento e la dieta devono essere le vostre certezze. Cioè, le cose che se fate non ve le porterà mai via nessuno. Se voi la fate, la vita gira bene. Almeno a me, se mi fai allenare e mi tieni la mia dieta, io posso farmi 20 ore di lavoro al giorno, non me ne frega, sto da Dio. Se tu mi togli l'allenamento, io vivo di merda. Oppure se salto il pasto, io mi destabilizzo. Ecco, quelle 2 cose non vi lasceranno mai il allenamento, però la priorità è altro. Cioè, ecco perché io dico, quelle 2 cose devono essere talmente naturali farle di allenamento, non ci devi neanche pensare. Cioè io sono 3 settimane che non mi peso, non so neanche quando cavolo peso, ma mi vedo molto molto bene. Cioè, e quindi vedi anche il solito discorso dei messaggi sbagliati passati da internet, perché Sì. in Italia siamo anoressici mentali e carbofobici. Questi sono gli italiani, carbofobici e anoressici Sì, mentali. tendenzialmente sì, io ti dico, c'è sempre un po', il problema di base è che in Italia c'è tanto body shaming, c'è tanto insulti, c'è tanto cose. Cioè, è una cosa che se ci pensi è assurdo che un atleta di bodybuilding, che sia amatore, che sia principiante, quello che ti pare, però uno che fa bodybuilding, ok, che deve ancora fare la prima gara, quello che ti pare, mette una sua foto, magari in off season o inizio preparazione o anche in gara, eccetera, e venga insultato per quella foto. Magari in off season sei grasso oppure non c'hai gambe, quello, quell'altro. In gara Cioè, facevi cagare, tu sì, vedi. è una cosa che se ci pensi è di un raccapricciante assurdo, assurdo, perché, Guarda. cioè, ma che cazzo stai dicendo? Cioè, uno off Ma ti season, qualsiasi faccio commento in off season, giudicami sul palco, ok? Come prima sì, cosa. Quando mi giudichi ma sul palco, giudicami in maniera tecnica, dicendo che ne so, Mario, guarda, bel lavoro che hai fatto, le gambe migliorale, cerca di lavorarci su con le gambe, che poi esce uno shape completo, o se devi insultare, sta zitto e non insultare, ma che te frega?
Cioè, se vedi anche uno Capito, ma che non ti piace fisicamente, perché devi non lo guardare, insultare? Sì. non lo guardare, Però il problema è il esatto. seguito. Il problema è il seguito perché ci sono tantissime persone che hanno capito, essendo dei falliti nel bodybuilding, hanno capito che invece insultando, allora si creano un'alea, finta ovviamente, di gente che si diverte a vedere loro che insultano altre persone, che fanno un po' di Ma infatti quella è la cosa dissing. triste, è il seguito che questa gente ha, però in Italia è sempre il solito discorso, la gente è gente in diritto di poter dire la propria, non deve essere così, non dovrebbe essere così, solo che fai su internet, facci caso, sai quanti finti professionisti abbiamo su internet, finti medici, finti dietologi, finti preparatori, però ovvio che io ti giuro, ieri ne parlavo con la Benedetta, cioè c'era una delle nostre ex atlete, una delle nostre ex ragazze di video nel coaching, che fa l'aiutante cuoca, ok? Non sapeva neanche che la pasta fosse il carboidrato, ok? Ha scritto laureata in scienza della nutrizione, personal trainer avanzata di bodybuilding. Guarda che cioè, è reato, nel senso, Ah, lei occhio, non era ma laureata, però. Oddio no, non sa nulla. santo. Abuso di No, però professione capisci grosso che come una casa. poi sì, cioè perché questa Frode, qui. troppe Sì, perché ce questa qui è una bella ragazza, si fa le foto in pantacollant, da casa tu uno legge laureata in scienza della nutrizione umana, cazzo è brava. Ragazzi, però occhio perché se la legge tutelasse queste cose qui, questa scarsa, questa brutta diffusione di informazioni sbagliate e ti vengono a prendere la polizia, poi ne parliamo, perché però vedi, fin quando la tutela non ci sarà tutela alle cazzate di Instagram, la gente sentirà in merito di scrivere delle cazzate. E di esprimere un'opinione sbagliata. Ah, ma sai quando la gente subisce veramente delle prese per il culo pesante? Perché? Perché questa gente non denuncia. Perché se ci fosse qualcosa per poter denunciare questi che sparlano alla cazzo, cioè questi qui non sparlerebbero più alla cazzo perché io ti denuncio per diffamazione, cazzi e mazzi. Però vedi, da quello che so, comunque Instagram, le cose telematiche non sono probatorie in tribunale. Adesso poi non so, ripeto la legge, però se lo fossero, cioè. Giuse, è tutto molto bello, è tutto super probatorio. Sulla carta puoi fare tutto. Il problema è che il sistema italiano giuridico è di una lentezza Sbagliatissimo. e di Minimo. una. È arrugginito, è imbarazzante, Giuse. Cioè, Sì. spendi più da avvocati che il risarcimento alla fine, quindi. Bravo. Sì, è come le multe, cioè se devi pagare il giudice di pace 50 euro, preferisci che la paghi 30 euro di multa e te la togli dalle balle, cioè non ci Bravissimo. pensi neanche. Ma vedi, il problema qual è? Che questa cosa si sta diffondendo a macchia d'olio. Cioè io Sì. sto vedendo, è brutto, eh. In Italia, cioè, poi ti dico io. Come vedi, delle volte metto qualche foto in mutanda da posa, grasso come una scrofa, però lo faccio perché non me ne frega un cazzo, ma non credere che non sappia, la gente dice fa cagare. Cioè, però capito, non me ne frega No, sai, non ho niente. mai visto foto. Ho messo l'ultima foto in tre quarti di schiena, bianco come un maialino, mi manca solo la coda. Sì. Bianco come un maialino rende l'idea perché vedi proprio il, il Sì, cucciolino. proprio col costume celeste, bellissimo poi il contrasto. Però per dirti, cioè, la gente veramente, io mi ricordo, guarda, l'anno no, no, 6 anni fa, me lo ricordo ancora, misi una foto in gara in ANBB dove mi piace anche bene, in posa di tricipite, un cretino di Roma, che diceva di far posing anche lui all'epoca, mi prese la foto, la fece girare dicendo, è questo qua? Fa anche posing, ma lo vedi che fa cagare? Cioè, io Sì, questo qua non l'ho sì, sì. mai conosciuto. Cioè, però capisci che queste cose, a me che sono stato bullizzato da piccolo, non me ne frega nulla, capito? Cioè, ma gente che non ha ancora sorpassato quei blocchi, tu una persona la Sì. distruggi, cioè, è brutta. E poi mi dispiace per questa cosa qui, perché poi non è facile, ragazzi, se non so belle cose, ma alla fine bisognerebbe farsi un bel pacco di cazzi propri e vivere la propria vita piuttosto che rompere le balle. Perché io lo dico sempre: se uno è bravo nel suo lavoro, dice di esserlo, vale qualcosa come persona, che lo dimostri piuttosto che sparlare degli altri. Io ti dico: non ho mai parlato male. Ovvio che se uno mi chiede un parere, occhio, tu cosa pensi di questa persona qua? Io te lo dico, ma non è che gratuitamente sparo merda, non me ne frega niente. Cioè, ovvio che se mi si parla male dietro rispondo a quella persona, ma che io devo attaccare gratuitamente una persona perché ho Certo. delle mie fisse o non ho un cazzo da fare nella vita? No, anche perché fortunatamente da fare ne abbiamo nella nostra vita, lavoriamo. Infatti, io dico sempre: se questi sparlano,
Io lo dico sempre, perché ne sto vedendo tanti di fenomeni che stanno sparlando su internet. Se questi fenomeni impiegassero il tempo che usano a fare storie su Instagram a lavorare, fidati che i loro clienti sarebbero più soddisfatti, perché ne sento molti ultimamente che hanno, cioè, aspettano da settimane programmi in consegna da preparatori che stanno facendo storie su Instagram. Anch'io faccio le foto, qualche video nella grotta o altro, ma almeno a mezzanotte e Certo. fino alle 10 lavoro. Poi forse farò quello che ne ho voglia nella mia vita privata, però Certo. lavoro intanto, i programmi li ho consegnati, ma gente che fa delle storie e ha un seguito, ma in realtà ancora degli arretrati di consegna, io mi farei due domande sulla professionalità di queste persone qua. Ascolta, altra domanda che è arrivata. Secondo te cosa distingue il grande atleta da quello normale e il grande coach da quello normale? Allora, guarda, grande atleta, innanzitutto la capacità di spingersi oltre i propri limiti. Quello molto, deve amare molto semplicemente quello che fa e deve fare delle cose che l'atleta normale non è in grado di fare, molto semplicemente. Ovvio che ci vuole una base genetica, non ci pigliamo per il culo perché quella in questo sport vuol dire tanto. Ovvio che se uno ha una gran genetica mostruosa e si spinge anche oltre i limiti sarà inarrivabile. Se non si ha genetica, però devi fare delle cose ovviamente che altri non sono disposti a fare, allenarti con un'intensità, con una tecnica, reggere una dieta, devi spingerti oltre i limiti. Ma poi guarda, la cosa, per quanto mi riguarda, almeno questo divento saggio con la vecchiaia, io guarda, ho apprezzato dei grandi atleti. Allora, bisogna capire cosa si intende per grande atleta. Grande atleta non è per me uno che vince, per me grande atleta è uno che ispira, cioè tu puoi anche non vincere, però ispiri la gente sia col tuo fisico che con il tuo comportamento. A me è sempre piaciuto Lila Brada, per esempio, che non ha mai vinto un cazzo a livello di Olimpia, gare importanti. Perché? Perché comunque nel backstage era sempre con la moglie e i bambini, ma ha sempre dato quella bella immagine di atleta che ha sempre saputo gestire il bodybuilding come stile di vita. Ha fondato un'azienda, ha tramandato adesso tutte le sue orme a suo figlio. Cioè, mi piace molto come immagine un Lila Brada. Anche a me stimo molto Coleman, ma non perché ha vinto, perché Coleman. Ho letto l'articolo l'altra volta, cioè adesso si allena nonostante ogni giorno della sua vita si allena nonostante gli interventi in sedia a rotelle, lui si Sì, allena, sì, cioè è sì. quello che non può non stimarlo, cioè che ha vinto il suo figlio, a me non mi è piaciuto, ma del Totto Olimpia che ha vinto non me ne frega niente, ho una stima immensa per quell'uomo. Dorian Yates stessa cosa, cazzo, è nato in un paese sperduto in Europa, si è fatto il culo partendo da genetica di merda e ha battuto tutti, cioè ragazzi, quella gente là, nonostante, però vedi, non è la grande atleta solo quello che vince, è quello che trasmette. Io l'ho detto, è pieno in Italia adesso di grandi atleti a livello di risultati. Ma se uno è una merda di persona, per me non è un grande atleta. Cioè, io non ho mai stimato un Flex Wheeler che era un grandissimo atleta, ma una merda, Sì. come dicono in molti quelli che l'hanno conosciuto. Quindi anche lì capisci che stessa cosa. Io, guarda, ho sempre venerato Sean Ray quando lo vedevo, l'ho visto con Marco D'Ambrosio, mi ricordo 2 anni fa al San Marino, a pelle mi stava sui coglioni, se la tirava, non mi sono fatto la Certo. foto, l'ho venerato per anni, non mi sono neanche avvicinato, paradossalmente. Un Flex Lewis, per esempio, lo vidi all'auditorio a Bologna diversi anni fa, cioè, ci fermammo a parlare mezz'ora, cioè, quando era con la Gaspari, non aveva ancora vinto l'Olimpia. Ragazzo di una bontà mostruosa. Di fianco c'era un Tony Freeman che in quell'anno lì vinceva tutto. Era una merda. Sì. No, Presuntuoso, era lì che ma scoppioso. fa veramente tutta la differenza del mondo. Ma Fa tutta la veramente differenza del tutto il mondo. mondo. Per quanto riguarda, ti dico il coach. Allora, qua un grande coach, stessa cosa, vedi? Un grande coach, secondo me, non è quello che vince tanto, perché a beccare dei cavalli di razza e farli portare in condizione non è. Un bravo coach è quello che innanzitutto migliora l'atleta indipendentemente dall'atleta che ha per le mani, o geneticamente forte, o donna, uomo, indipendentemente cioè tu prendi un atleta e E lo lo migliori, esasperi sì. e lo migliori, quello è un gran coach, e soprattutto che è in grado di gestire nel lungo termine gli atleti, perché piazzarli in una gara sono bravi tutti, gestire bene nel tempo un atleta, preservando comunque il più possibile la salute, consentendogli nel tempo di gestire bene i risultati della carriera, là è un gran coach. E soprattutto un coach è uno che ascolta, secondo me. Non è facile. Il coach è il lavoro più sputtanato del mondo ultimamente, ci stanno massacrando, però
Però un bravo coach, oltre a essere capace, è anche uno che comunque entra in. Ecco, il bravo coach è quello che capisce nel minor tempo possibile cosa c'è da fare e chi hai per le mani. Quello è Cioè, molto importante e là serve, secondo me, la scienza. tanta completezza perché devi sapere, cioè devi avere tante carte nel tuo mazzo per poter giocare perché devi saper allenare, devi saperlo fare veramente. Quindi sai che c'è che adesso per dirti, vedo un atleta che è carente di schiena. Ok, allora schiena la fai 2 volte a settimana. Spingiamo più con la chimica. Cerchiamo di tirarci di più. Esce la schiena. No, non esce la schiena così. Cioè, il distretto devi saperlo allenare per farlo uscire e devi sapere come approcciarti a quel distretto per quell'atleta. Perché quell'atleta non esce la schiena? Che esecuzioni sta facendo sbagliate? C'è un motivo per cui, Giuse, a me non è mai arrivato un ragazzo, un atleta che sia amatore, agonista, professionista o quello che ti pare, che sapesse lavorare bene in sala. Che è assurdo se ci pensi, perché di base gli atleti è l'ABC, no? Dovrebbero, Esatto, dovresti certo. aggiustare 2 o 3 cose, però puntualmente La sempre le base. stesse cose, la base, sempre le stesse cose, sempre gli stessi esempi, Ma sempre cose, no? E partire da zero. poi sai, il discorso del coach è particolare perché sembra un lavoro a 50-50, cioè un bravo coach, secondo me, lo è se dall'altra parte c'è anche un atleta meritevole, fondamentale, sia a livello umano, è molto particolare. Però Sì, ecco, di là sicuro. bisogna prendersi, nel senso che tu devi esserci una sinergia, nel senso che secondo me, metti conto, io sono un atleta, ok? Davanti a me ho 5 bravi coach, ma probabilmente soltanto uno riesce a portarmi in condizione, non perché è il più bravo, ma perché è quello con cui riesco a creare quel rapporto che funziona con me. Perché magari io non funziono con un coach che è, per esempio, disorganizzato, ma è sempre disponibile su WhatsApp. Cioè, a me, se sei sempre disponibile su WhatsApp, mi rispondi subito, non me ne frega niente. Ma se sei disorganizzato, nel senso che ti vedo che le cose le improvvisi all'ultimo, che non c'hai tutto sotto controllo, che non sei così preciso, eccetera, a me puoi anche rispondermi subito, farmi bro, dai, andiamo, vinciamo. A me, cioè, zero, zero, non funziona. Sì, piuttosto ti gestisci bene senza sentirlo per 2 mesi, però ogni Figurati. 2 mesi. Però vedi, ma infatti lì stessa cosa, però il coach è molto particolare, vedi, è sempre il discorso di fondo è quello che ci vuole comunque tanta passione, sia per essere un ottimo coach che un grande atleta, perché se tu non hai passione, non ci metti neanche Totalmente. impegno, cioè puoi aver studiato, puoi aver fatto tutto quello che vuoi, ma se non dimostri, cioè è sempre quello, cioè, se tu non hai passione non ti metti lì a capire una problematica di un atleta, non ti metti lì ad Assolutamente. ascoltare. Non ti metti lì ad ascoltare i cazzi di un atleta, non te ne frega niente. Poi devi avere Cioè, esperienza, questo è un altro discorso per io cui devi guarda. accumularla. Per questo ci No, sono coach che sono bravi in alcune categorie. Perché se hai tutti open, se gestisci tutti open, rispetto a un preparatore che è altrettanto bravo ma non ha mai lavorato con un open, logicamente sei avvantaggiato. Ma non è che è certezza che fa. Però comunque avere esperienza con certe categorie voglia. è la cosa Sì. migliore. È la cosa Sì. migliore. Però ecco, è particolare come cosa, diciamo perché sai, in Italia si tende ad associare la grandezza al risultato, ma non è quello. Cioè, io nel senso, faccio il mio esempio nel posing, cioè, a me le mie più grosse soddisfazioni sono arrivate dalle vittorie. Cioè, io già so chi vince, nel senso, avendone visti le future pro card, quelli che rischiano, che faranno bene sicuramente, gli atleti che non possono non essere considerati sul palco, io li becco la prima lezione. Sono i primi a dire, ma sei sicuro? Vai in quella federazione che sei sprecato, cioè, puntualmente ci becco sempre, capito? Però ecco, quelli è facile lavorare con quegli atleti lì. A me la più grande soddisfazione è degli atleti che non gli davi un cazzo, che può darsi hanno fatto una gara che non ti aspettavi, cioè, quelli sono soddisfatti. Là, secondo me, sei bravo. Se dai casi molto difficili, li tiri fuori il massimo, poi può darsi che non si piacciono neanche, ma. Tu vedi la situazione di partenza e vedi quella finale e dici, cazzo, ma hai fatto un miracolo sportivo, capito? Infatti, quando becco delle bikini che erano dei camionisti, che non hanno mai messo un paio di tacche, queste camminano meglio delle pro, dici, porco Giuda, non mi riconosco, ecco, là tu hai già vinto. Cioè, ovvio che poi sul palco, lo sappiamo, può andare la gara bene, male, però, ecco perché io dico ai ragazzi, guardatevi indietro, vedete dove siete partiti, perché se uno fisicamente faceva cagare, arriva sul palco squarciato, tu hai già vinto. Cioè, nel senso, puoi anche capitare una gara con la mafia politica federale che ti mettono dietro, oppure hai 6 nazionali davanti, tu per forza di cose sei l'ultimo arrivato, sei fuori.
ma tu sei forte, cioè tu hai già fatto la vittoria. Idem nel posing, lo dico ragazzi, non abbiate fretta perché alla prima gara non poserete da pro, a meno che non siete predisposti nel movimento e tutto. Però se uno non ha mai messo neanche un piede sul palco e posa già in modo molto buono, tu là veramente hai fatto quello che devi fare. Però vedi, è sempre la questione del tempo. Ci vuole la lucidità di testa e la pazienza di costruire gradino su gradino. Quelli che vogliono tutto subito non devono fare sport. Cioè, non è. Il problema qual è? Che in Italia sta passando quel messaggio. Che tutti possono in poco tempo raggiungere qualsiasi cosa, ma in questo sport, ma penso, ma pure nella vita. Cioè, a meno che non vinci l'Enalotto e becchi i numeri giusti, non arriva tutto, nulla arriva in poco tempo. Poi, soprattutto in Italia, ti devi fare il culo, ma anzi. Devi fare sempre il culo e dimostrare perché non è mai abbastanza. Tu puoi Certo. essere chi vuoi, ma non sarà mai abbastanza. Quindi, ragazzi, viviamo anche in un paese che ci mette alla prova duramente. Questo c'è da dirlo. Quello terribilmente. Però sì, il discorso del preparatore è un fattore molto complesso. La cosa che la gente sottovaluta è la sinergia che si deve creare. Questa è una cosa fondamentale. Cioè, per dirti, io conosco persone che hanno veramente bisogno di sentirsi costantemente, di chiacchierare costantemente, di avere un rapporto molto amichevole, tra virgolette, col preparatore, e non sono persone che lavorano bene con me, perché io tendenzialmente a me piace creare un rapporto umano, ma lo creo sempre fuori da quello professionale. Cioè, li distinguo molto molto bene. Io ho alcuni ragazzi che seguo che sono venuti al nostro matrimonio, per dirti, cioè non è che quindi il rapporto si costruisce, ma sempre al di fuori. Per il resto ti faccio vedere le conversazioni che ho io con Steph quest'anno. Gli mando il check, peso, lui ok, perfetto. Quando il prossimo check? Venerdì. Ok, perfetto. A posto. Al massimo, come ti senti? Alla grande. Vado bene. Fine. Cioè, non c'è bisogno di, ma come mi vedi? Ma che dici? Ma devo fare questa cosa? No, io vado, un treno, mi dici cosa fare. Ok, tieni tutto uguale, eccetera. Anche perché una cosa che io ho notato, le persone hanno bisogno di vedere che il coach cambia sempre le cose per loro. Sì, Perché ovvio. dell'idea, io ti pago, quindi tu devi lavorare su di me. Se tu mi dici, ok, tutto a posto, manteniamo le cose Va stabili, bene. Sì, perché, cioè, mi devi seguire di qua e di là. Cioè, io per dirti, sono stato, credo, 2 mesi con Steph a fare esattamente le stesse cose. Report, costante, preciso, lui, ok, tutto a posto, continua, ok, tutto a posto, continua. E io ti sto pagando, perché? Per dirmi di mantenere tutto stabile, perché io non l'avrei fatto da solo. Io da solo avrei iniziato a scendere prima, avrei aumentato le calorie. Io ti pago per ma dirmi anche di tenere stabile, perché io non lo so se devo tenere le cose stabili, capito? Ludo, ma infatti guarda, io mi ricordo allora quando 2 mesi fa, di solito con me Gabriel ogni 2 settimane cambia scheda. Io tenevo lo stesso protocollo per 8 settimane perché stava andando da Dio. Bravo. Spingi. Allora, io se fossi stato io come te, cazzo, ma cambiamo qualcosa nella dieta, il cardio? No, Bravissimo, spingi giù, bravissimo. ma come tendi? Da Dio. A posto, continua. I carichi come vanno? Ti sei stendendo con i carichi? No, guarda, io ogni volta aumento la ripetizione, aumento i carichi, continua. Bravo. Cioè, ma perché? Cioè, io, anzi, poi per come sono fatto io, ecco, sotto gara, per esempio, tipo adesso, ho mandato il report ieri, dopo 6 settimane non cambiamo niente, ok, giù, andiamo in carbo, sai, adesso ti sei stagnato. A posto. Io Bravo. avrei continuato. Però vedi, io pago uno che ne sa di più, che sa cosa fare, perché poi Sì, ognuno perché di noi ha su noi stessi, cioè almeno è soggettivo, però io ad esempio su me stesso non sono mai lucido. E stessa cosa. logicamente quando non sei lucido, la cosa che manca di più in assoluto è il discorso di rimanere costante, perché tu cerchi di cambiare le carte in tavola, perché vuoi vedere, vuoi toccare, vuoi gestire, vuoi fare. Invece, Bisogna molto quella. spesso rimanere stabili e continuare a fare quello che fai perché sta funzionando è la cosa migliore. È veramente la cosa migliore. È come quelli che l'ultima settimana della gara si fanno la peak week totalmente slegata da una programmazione settimana prima. A me, io le condizioni migliori che ho beccato, io ho mangiato fino a 2 settimane, io ho mangiato il giorno della gara come 2 settimane prima. Perché Bravo. io, Sì. per esempio, sono uno che l'ultima settimana devo fare le magie. Invece no, su di me per come sono emotivo, anzi so io, tu mi devi portare casomai in anticipo e mi devi gestire. Perché se stravolgi,
giochetti d'acqua, potassio, sale, io impazzisco. Che E sono tu mi dai esattamente, la come dici, delle persone emotive. Le persone emotive, mm. il picking deve essere gestito nella maniera più tranquilla del mondo. L'ultima settimana, al massimo, scendi un po' o sali un po' in base alle cose, scarichi un filo l'acqua, ma non che fai troppe, eccetera. Scarichi un filo d'acqua, un filo di sale gli ultimi giorni, non inizi a sparare diuretici da settimane prima, a bombardare le cazzo di persone, perché poi è quello che iniziano a fare con l'aldactone da 2 settimane prima, poi se ci sono viaggi aerei di mezzo ancora di più. Invece no, tutto stabile, tranquillo, vai, fine, una piccola modulazione, il minimo che ti serve e stai sul palco, a posto. Ma infatti guarda, io penso a te, delle volte, allora, almeno parlo con Gabri, non programmiamo la gara, programmiamo il periodo. Perché se tu con me fissi 1º maggio la gara, Sì, parte sì, l'ansia, sì, sì, cioè, sì, sì. di solito come si fa? Ok, quando gareggiamo, inizio maggio, posto, vediamo un po', miriamo quel periodo nel mirino, vediamo un po' quale federazione c'è, la Pro League o in Pro League. Non frega un cazzo, cioè io vado al top, non me... ecco perché là, ecco, non vai, là vai alla ricerca della condizione migliore di te stesso, non vai in cerca del risultato sul palco perché non te ne frega niente. Ovvio che devi andare in una gara comunque giusta per te, però non vai proprio in modo ossessivo a cercare, vedi, Bravo. anche lì io odio i numeri, io odio le date, odio gli orari, cioè quando tu mi dici quella cosa lì, i numeri, io impazzisco, cioè dammi più o meno un lasso di tempo, ecco, io sono così fondamentalmente, non mi puoi dare delle scadenze troppo precise perché io là veramente faccio fatica, cioè vado in ansia, cioè è lo stesso Capisco. discorso che dico sempre, cioè bodybuilding non lo puoi ingabbiare in numeri come stanno facendo adesso, idem per quanto riguarda i macro, per quanto riguarda le percentuali, questi allenamenti super mega scienziati, cioè, io sto vedendo, ragazzi, ti giuro, delle storie di gente con la beef, cioè sì, che questi si tengono monitorato l'addome ogni giorno, ma che cazzo? Cioè, non avete nulla da fare nella vita, mi viene da dire. Ma veramente, io vivrei con l'ansia, Sì, io mi ammazzerei. no, to Cioè, totalmente, totalmente. a meno che non fai un lavoro, non fai l'attore, non fai il modello che deve essere così, ma ti pagano per essere così, la tua sopravvivenza dipende dal tuo Bravo. aspetto. Ma se uno deve essere così per farsi le storie gratis su Instagram, influenzare una manica di cretini, sinceramente, cioè, cambia proprio sport. Io, beh, Totalmente. infatti, che la gente ti rovini per fare le cose gratis, perché, cioè, oh, se pagassero gli influencer, cavoli, ok, ma gli influencer non li paga nessuno, cioè, non capisco queste robe qua. Io vedo le cose che ragazzi ogni giorno mettono le storie di cosa mangiano, di come sono, di com'è l'addome, di come si allenano, quando non gliene frega un cazzo nessuno. Cioè, nel senso, vedi, allora, io faccio posing, ovvio che faccio story su posing, sì, ma ci campo. Cioè, la gente forse non ha capito che è il nostro lavoro. Cioè, tu fai video allenamento perché sei molto tecnico, sei un coach specializzato in allenamento. La Giorgia, la sua passione è anche la cucina, molto brava, ha comunque è un suo lavoro, ragazzi. Cioè, la gente non capisce. Cioè, non è che io metto story di posing perché ho tempo da perdere. Cioè, io Certo. metto story di posing perché la gente le mette ma mi paga. Cioè, a casa pensano che fanno la fit ricetta e si sentono fighi. Io non lo faccio per sentirmi fighi, non mi frega niente. Cioè, se io devo mettere una story con un prodotto, lo faccio perché il contratto di sponsorizzazione mi ha detto che io devo fare 3 storie a settimana, perché a me di mettere una story del prodotto lo faccio se lo sento, ma altrimenti non me ne frega niente. Guarda, Cioè, io su quello ti dico, a me, per esempio, io con la Yamamoto siamo molto molto liberi, ci lasciano proprio totalmente dire quello, cioè fare informazione. certo, Questo è l'agreement. Quindi, così, ed è certo. bello perché la cosa che a me piace, che è un metodo anche tramite Q&A e tutto quanto, anche per divulgare quello che facciamo e quelli che, cioè dei contenuti tecnici, quindi rientra sempre nel nostro alveo, no? Di tecnicismo e cose del genere. Quindi per noi la collaborazione è molto interessante anche per questo, oltre al fatto che logicamente lavorare in questo senso vicino a Gabriele è quella cosa, anche perché Gabriele sulle storie mi cazzi ogni volta che la piccola chicca, no? Mi dice questo dopo il pasto, non prima o non così, perché migliora l'ecosistema. E poi e io gli faccio perché, secondo te? Pensaci. E allora la scatta io con Gabriele ogni volta. Allora sarà questo, allora sarà quest'altro, eccetera. Ed è fantastico. Io lo adoro per questo, infatti. No, a me, guarda, idem, dal punto di vista allora della dieta, del tuo allenamento,
mi manda le schede, Gabri, ma queste schede me le hai messo così, perché così così, perché me le hai messo? Pensaci, poi me lo dici e ti dico se hai ragione. Beh, questo è. Vedi, è Lì. un'altra cosa che se magari una persona, cioè, se gli un coach rispondesse questa cosa, una persona si incazzerebbe, cioè della serie, ah, Ti fa me lo quello devi che gli dici. spiegare, perché non me lo spieghi? Sì. Invece, cazzo, così ti fa crescere tanto a livello di formazione, è Sì. Ma poi spettacolare. quando dico, gli rispondo in un modo, mi fa fuoco, acqua. Cioè, Sì, bravo. Fai impazzisco. bingo. Vabbè, lì, sì. No, poi infatti quando ti dice, ok, grande, ci sei arrivato, là ti gasi, là ti Sì, sei Dio. Cioè, ah. però no, infatti così ti vedi, ma là il coach è anche uno che, ecco, un grande coach è uno che ti spinge a crescere. Sì. Questa, ecco, io per esempio, vedi, anche nel posing, quando sento i ragazzi, giù cazzo, guarda, mi sono innamorato del posing, grazie a te, io ho vinto, non me ne frega un Bravo, cazzo, cioè, nel senso, bellissimo. capito? Idem quando i ragazzi, cazzo giù, a me in palestra, odiavo andare in palestra, adesso quando vado col mio diario allenamento, che devo andare lì, e mi fa passare meglio, io aspetto il momento dell'allenamento, perché proprio stacco la testa, io là ho vinto, cioè, può essere Certo. anche un signore di 50 anni, capito? Cioè, gente che non andava in palestra con l'amichetta, perché si rompevano i Certo. coglioni a nascere da sole. Adesso vanno da sole proprio per sapere i cazzi loro, perché sennò la mica gli dà Vabbè, così è fastidio. Cioè, io ho già top. vinto. Beh. Sì, però invece quelle piccole cose, ecco, il coach deve far appassionare quello che fa. Se tu trasmetti Assolutamente. quello lì, ecco perché poi mi incazzo quando mi dicono, no, ma io voglio posare in questo modo. Quindi loro pensano al risultato, cioè, capito? Non pensano all'utilità del posing inerente all'amore di questo sport. Cioè, loro pensano alla coppa, loro pensano allo Sì, sponsor, non si è concordo. capito nulla. Infatti, cioè, anche lì vedi, anche un Muzzi, per esempio, la cosa che mi gratifica di più quando lui dice, poi adesso quando salgo sono tranquillo. E lì tu hai vinto, cioè, tu nel Sì. senso, ovvio che il risultato dipende da 2000 cose, ma lui non solo è migliorato, ma quando uno dice, non ho più paura di posare a casa, cioè, perché uno, lui quando posava, gli dava fastidio mettersi allo specchio e posare. Adesso dice, boh, mi vedo bene, sono tranquillo, il battito non è accelerato come al solito, mi viene l'ansia, io là c'è poco da fare, cioè là sono riuscito nel mio lavoro. Stessa cosa, cioè, nel corso stessa cosa. Purtroppo, vedi, è proprio il problema in Italia è grosso a livello culturale. Purtroppo, ecco, Instagram veramente veicola dei messaggi sbagliati e molto pericolosi. Questo vale su tutto quanto, io ti giuro. Poi sai, andando alle gare, a me piace andare alle gare, sai per cosa? Per vedere le cazzate che girano in questo mondo, io ti giuro. Delle volte mi guardo, io ti giuro, all'ultima gara più di 100 ho parlato con una ventina di ragazzi. Tu non hai idea, ma anche osservando presunti posing coach nel backstage, rivedere il posing dei loro atleti, tu non hai idea delle minchiate che io ho dovuto vedere. Ovviamente passi, dici, ok, cioè, se non me frega un cazzo, ma io ti giuro. Ma dei ragionamenti, esempio stupido, io ho sentito dire, no, io ti insegno il posing, ma poi devi adeguartelo, sei tu che lo devi rendere tuo. È una minchiata per me. Cioè, è come se tu fai un allenamento e una dieta e dici, guarda, io ti faccio la prima dieta e il primo allenamento, poi tu devi evolvere da solo. Ma cazzo, che cazzo fai tu come Certo. coach? Perché capisci che in Italia la mentalità del posing coach non sanno ancora cosa voglia dire essere posing coach. Io ho sentito Capisco. delle bikini, delle atlete bikini, consigliare il posing a delle loro ragazze che le hanno pagate, poverine. No, guarda, poi i movimenti li devi perfezionare tu, devi metterci quello che reputi giusto. Ma cosa dici? Cioè, mi viene a No. dire, scusa, ma cosa cazzo ti paga a fare? Cioè, tu devi saperne di più, sei tu che devi capire guardando l'indole dell'atleta. A sto punto, dite di guardare i video delle Olimpia e di copiare il posing, E ma cosa stiamo ciao, dicendo? esatto. È lo stesso concetto applicato alla farmacologia, cioè come dire, guarda, io ti do un primo piano di farmaci, poi vedi la tolleranza e comincia a fare i mix, ma che cazzo Bravo. stiamo dicendo? Io ho visto, ecco, vedi, la cosa del posing si applica a tutti gli ambiti del bodybuilding ed è una mentalità molto pericolosa, solo che vabbè, il posing, sai, può essere passata così perché ma sì, il posing non fa male a nessuno, sì, ma il risultato non arriva. Cioè, ecco Certo. perché poi ci sono delle minchia, delle cazzate, ma ti giuro, mi faccio quelle risate assurde. Dico, ok, ragazzi, non c'è proprio la consapevolezza di quello che è il posing, ma come anche della pericolosità di certe pratiche nei farmaci, o anche non si ha proprio la consapevolezza che una dieta sbagliata ti può rovinare come un Sì, farmaco sbagliato, cioè, o un esercizio sbagliato. assolutamente. Però vedi, io ti giuro,
ascolto di quelle robe che dico ok, ma poi guarda, ti giuro, io ho visto degli atleti seguiti da me nel posing a Pieve di Cento andare a dare consigli ad altri atleti seguiti da me. Ah, questo è Cioè, top. ragazzi, ma io ti giuro, allora io faccio un check a un ragazzo, mi allontano, mi giro con la coda dell'occhio, un altro atleta che mezz'ora prima ha fatto il check con me, no, ma se tu fai così forse è meglio. Io infatti, ma non vado neanche lì a prenderlo a calci in culo, dico, No ma comment. morite male, cioè, ma capisci No. che è grave, Assurdo. molto grave sta cosa. Cioè, però vedi, e allora uno dice, poi il solito discorso, cosa vai a fare alle gare? A far cosa? Cioè, ci stanno questi Ma infatti, individui Giuse, qui secondo me che... devi un attimo easy, meno meno. Poi vabbè, molto semplicemente, ragazzi, vengo a quella gara lì, questi sono i check la sera prima, il costo è Bravo. questo, Quindi dici via, te, se mi volete i check andare. la sera prima al fresco a casa, la gara me la vado a vedere Basta, tranquillo. se Sì, mi sì, volete sì, in sì. gara, questa è la parcella, la Sì. Patrick Tour, ovviamente Bravo. meno per il posting. Basta, non vengo per meno di 20 persone, non vengo perché non me ne frega Certo. niente. Tanto già so quelli che mi hanno dato tanto e si sono impegnati, punto. Poi è ovvio che mi dicono, pensa che adesso va di moda dire, ma tu segui meglio quell'atleta perché quel coach ti sta simpatico. Non avete capito un cazzo. È ovvio, mi viene da dire che io seguo, innanzitutto lavoro con i ragazzi e non con i preparatori, questo c'è da dirlo. Ovvio che ho le mie simpatie, ma io lavoro con i ragazzi, cioè non Certo. c'entra niente. Ovvio che se il ragazzo è uno stronzo, è un maleducato, che non manda i report, è tarda nei report o negli orari, non ha il mio rispetto. Vedi, il discorso è quello, Ludo, il discorso grandi atleti, tu puoi essere anche un atleta di preparazione per l'Olimpia, ma se mi manchi di rispetto, se è tardi ai check di 2 ore e non chiedi scusa, mi puoi pagare quello che vuoi, ma tu non avrai mai il mio impegno da professionista, cioè Certo. avrai il mio impegno in sala perché mi paghi, ma che io devo pensare di notte a come posi tu, non me ne frega niente. Certo. Paradossalmente, becco un ragazzo che fa il Grand Prix di una federazione sperduta che mi dà l'anima, io penso più a quel ragazzo che a uno che va all'Olimpia, te lo Certo. dico sinceramente, perché il discorso è quello. Ma è così, quando c'è la passione, Giuse, è così. È tutto quello, cioè Ragazzi, cambia tutto con quello. Ma se Assolutamente. sei coach, guarda, io amo, lo sai, cioè parlare, interscambiare con la gente, proprio, io amo parlare con la gente, cioè, ovvio che se becco un coach che mi dice, no, tu devi farli posare così, vabbè, caschi male, ma non perché io sono qualcuno, perché non è il modo di porsi con la gente. Se io Certo. ho uno che dice, giù, guarda, c'ho sta ragazzo che è così così, tu come lo vedi? Boh, parliamo pure 3 ore, capito? Certo. Cioè, però vedi, è proprio, come dico spesso, il tono, il modo di rapportarsi con le persone, Assolutamente, l'educazione si è assolutamente. persa appunto nel bodybuilding, soprattutto in Italia, è Sì. assurdo. Però vedi, è particolare, ragazzi, cioè, infatti, guarda, io dico spesso ai ragazzi, prima di gareggiare, andatele a vedere le gare, perché da lì... A proposito di gare da vedere, senti, concludiamo perché sennò a me ho scoperto che se superiamo un certo minutaggio non me la carica su Spotify. Quindi, Veramente? esatto, quindi, Cavoli. perché diventa troppo pesante. Allora, volevo dirti soltanto due cose in conclusione, te le dico in diretta così anche i ragazzi lo sentono, eccetera. Allora, per domani, mi porto cavalletto con il cellulare, Yes, costume. yes. Ok, possiamo soltanto avere un, tra virgolette, problema, il fatto che in PCA il Classic lo vogliono col costume da bodybuilder. Non so se hanno Negativo. cambiato. Quindi mi porto due costumi. Ok. Portateli tutti e due, esattamente. Esatto. Quando considera che nel caso in cui dovessero volere il costume da Classic, nel caso ci facciamo fare quello un po' più sgambato tipo Marco. No, E quindi la... infatti il costume da classic comunque lo devo rifare. Io mi porto quello che ho adesso, intanto iniziamo con quello. Sì, assolutamente, però ecco, domani ti strizzo come un limone. Dai, non vedo l'ora. Domani. Oh, pensa che domani, te sei alle 11, Muzzi alle 9. Capirai, ci avrai proprio la delusione, proprio il cambio. Ma no, guarda, se facciamo posare Andrea, a te sarà uno scherzo, lo giuro. Vediamo, vediamo. No, domani ci divertiamo, cazzo, quindi domani Bene. alle 10:30 così, 11:15 iniziamo già a Vai. vedere la connessione e tutto quanto. Però no, domani sono curioso io, cazzo. Sono, io la prima cosa che ti chiederò la side chest.
Ma ci divertiamo. La aggiustiamo subito perché è anche la più facile, quindi alla fine, ragazzi, Bene. Madonna, Bene, quando c'è da Giuse. fare. Senti, ti ringrazio come sempre. Oh, no, noi, vabbè, ci vediamo domani noi. Perfetto. Yes. Ragazzi, restate in diretta che poi vi racconterò come andrà Ludovico. Alla prossima facciamo i commenti. Ti Il do. prossimo podcast ti sputtano. Al prossimo podcast facciamo i primi 10 minuti, ti lascio proprio il tempo per massacrarmi. Per come va, come va? No, ma secondo me è facile, guarda, domani non avremo nessun tipo di No, problema, secondo me sono curioso. può essere interessante. Può essere interessante. Sì, no, ma infatti sai, perché la gente non capisce, cioè, come si dice, come nasce tutto quanto, come si lavora sul posing fondamentalmente. Loro pensano che uno si spollinzala, ok, fai così. No, cioè, non, anzi, casomai fai come credi sia giusto e come hai visto fino adesso fare. Sì. Di solito quando mi vengono i ragazzi che non sanno, non si sono mai mossi da soli è ancora molto facile perché lì capiamo insieme, cioè è bello proprio capire insieme, cioè io non obbligo nessuno e non insegno niente a nessuno, cioè è un capire insieme cosa è giusto. Poi è ovvio che se io ho un talento o una conoscenza, un'esperienza tale per aiutare la gente, quello sì, però comunque è un capire insieme. La cosa più bella è infatti poi mettere nelle condizioni una persona di conoscere il proprio fisico, nel momento in cui uno conosce il suo fisico sul palco diventa forte, cioè No, nel anche senso sai, almeno. una cosa anche per l'allenamento, perché poi a un certo punto capire anche quali sono i dettagli che paradossalmente escono più facilmente, magari c'è un distretto carente, però riesci a presentarlo bene. Ce n'è uno così così che non riesci a presentare bene, ti conviene più puntare a quello così così che a quello carente, Ah paradossalmente. sì. Ah sì, ma infatti in ottica allenamento anche sui punti carenti è interessante. Sì. Poi su. Ah, sono curioso, guarda, domani sarà un bel Bene. test, cazzo. Domani vediamo. My Fantastico. God. Ci sentiamo domani allora, cioè ci sentiamo dopo noi per Yes. organizzarci per tutto. Assolutamente. Ciao Giuse, grazie Ragazzi, ancora. grazie a te.